Hey guys, it's Melanie at The Skin Deep. Have you ever wanted to have really in-depth conversations with family members that you haven't before? Well, now you can. Make sure to check out the family edition of The End on theskindeep.com/shop. Damn it, I was so close. Okay, there you go. Cosa ti ricordi della prima volta che mi hai vista? Che avevi degli occhi bellissimi. Fin dal primo momento, eri piccolina. Allora, quali sono i tuoi tre ricordi preferiti di noi due insieme? Tre ricordi preferiti di noi due. Quando eravamo in montagna e tu prendevi la canna, facevi uscire l'acqua e giocavi a bagnarci e facevi il ponte con l'acqua. Dalla nonna. Poi quando mi fai il solletico, che poi dico basta, ma poi tu ricominci. E poi quando giochi con me e quando giochi a prenderci. Belli. Mi piacerebbe riandare ancora con te. Come quando abbiamo fatto in montagna Fiume Nero, che siamo andate noi due, dovevamo andare a comprare qualcosa a un negozio, siamo andate e poi dopo siamo andate al bar insieme di nascosto a prendere tu il caffè e io qualcos'altro. È vero, non me lo ricordavo. E non abbiamo detto a nessuno. È vero. È vero, è vero, non me lo ricordavo più, Sarina. Vai. Qual era il tuo sogno più grande quando avevi la mia età? Allora, mi ricordo che mi sarebbe tanto piaciuto aprire una cartoleria da bambina, perché mi piacevano le gomme, le matite, i blocchetti. Mi sembra di sì, verso gli 8 anni. Poi altro, però a quell'età lì sì. Se io fossi un animale, quale sarei? Ma tu te? Quindi? E perché? Il cagnolino spettinato perché i capelli ricci, così ti posso anche accarezzare e coccolare. Bello amore. Vai. Qual era la tua paura più grande quando avevi la mia età? Io avevo paura che mi rapissero gli zingari e mi dessero da mangiare i cetrioli. È vero, perché era una cosa che mi faceva proprio paura. Avevo sognato più di una volta che mi rapissero. Sì, magari anche perché in quegli anni lì si sentiva la tele di bimbi che magari venivano portati via, allora si vede che ero rimasta un po' impressionata. E poi i cetrioli perché mi fanno un po' schifo. Qual è la tua più grande paura e perché? La mia più grande paura è che... e che sono le guerre perché mi piacciono, perché ho paura. Avresti paura? Che succedesse. Che succeda anche qui? Sì. Perché a volte le vedi magari? Sì, perché negli altri paesi magari ci sono e non vorrei essere là perché ho paura. Quando ti senti più orgogliosa di me? Io mi sento in tanti momenti orgogliosa di te. Quando per la scuola, per lo sport, ma più di tutto per come ti comporti con le altre persone. Vero che te lo diciamo a volte, vero? Il papà, che siamo proprio contenti sì. di te. Che sei proprio brava. Anche dal dentista sei stata bravissima. Vero? Se tu avessi un'altra bambina, come ti comporteresti al posto mio con lei? Ok, quindi se non ci fossi tu e ci fosse un'altra bimba, ok. O se io fossi bimba con lei, come mi comporteresti? No. Da mamma bimba? Sì. E dipende tanto dal carattere, amore, dipende. Dipende dal carattere di questa bambina come sarebbe. Bisognerebbe che la conoscessi. Perché magari... anche tu all'inizio ci siamo dovute conoscere, che all'inizio non eri tutta nuova.
Non sapevo come eri, cosa ti piaceva, vero? Anche tu con me. No, invece io ti volevo chiedere come ti vedi tu da grande, tra un po' di anni. Nella vita vorrei andare in nuovi paesi, vederli, visitarli un po', imparare la lingua. Perché, amore? Perché vorrei vedere come sono, tipo in Africa, perché vorrei vedere anche il tramonto, oppure anche perché ci sono le giraffe, gli elefanti, invece magari in Austria mi è piaciuto perché era tutto bello tranquillo, le case con i fiori, oppure mi piacerebbe andare più spesso in montagna perché mi piace andare a fare le camminate e poi vorrei andare di più in quel fiume dove ci sono tanti sassi a saltare tra di loro. Cosa ti auguri per il mio futuro? Allora, che tu possa... Io lo so. Vai. Che vorrei avere tanti bambini perché a me mi piace curarli. È vero. Però prima dell'avere bambini mi piacerebbe che viaggiassi, che vedessi posti nuovi, persone. Tipo andare in Francia. In Francia o altrove. E che... In Africa anche ti piacerebbe? Sì, amore? Potresti. Magari da grande ti prendi un periodo e potresti viaggiare e lavorare altrove o studiare altrove prima di avere bambini, così è più bello dopo, secondo me. No? Se no non hai tanto tempo dopo, vero? Perché mi ami? Perché mi viene naturale, sei la mia bimba. E poi... perché sei una bella persona da amare. Secondo te, cosa mi rende la migliore mamma per te? Cavoli. Allora, secondo te, secondo che cosa mi rende la migliore mamma per te? Secondo me, ti rende la miglior mamma per me perché sei dolce, e che se faccio qualcosa di sbagliato ti faccio diventare triste ma poi mi perdoni subito. La cipollina. Hey guys, it's Melanie from The Skin Deep. Thank you so much for watching. I'm currently on the set of The End, and if you want to support our videos and help us make more, please check out our link on Patreon. And if you want to watch more videos, check it out below. Thanks.